Hai presente quelle carte che ti affascinano tantissimo? Vorresti costruire un mazzo competitivo che comunque possa quantomeno funzionare con queste carte, però non riesci proprio a trovare una quadra perché sembrano troppo scarse da poter competere. Ecco, a me questa cosa capita abbastanza spesso, a dir la verità, e il video di oggi è dedicato proprio a una di queste carte, Heatran VMAX. Heatran VMAX, da quando è uscito, mi ha subito incuriosito. Questo bestione da 330 punti salute, che tra l'altro si può anche curare grazie alla sua abilità, mi ha affascinato fin da subito. Ci ho ragionato per un po' di tempo, non riuscivo a capire come fare a farlo funzionare, e poi finalmente ho capito quale può essere il modo migliore di giocarlo. Il mazzo che ti mostro in questo video, te lo dico subito, non è un mazzo competitivo. Può tranquillamente vincere contro diversi mazzi, ma non è un mazzo che ti consiglierei di giocare se vuoi portarlo a un torneo. Se invece comunque vuoi giocare qualche partita sullo scala sfide, o comunque provarlo perché ti garantisco che è molto divertente, allora te lo consiglio tanto. Ragazzi, questa è la lista, non sto a spiegarvela adesso, ve la spiego con calma a fine video, vi dico soltanto cosa fa Heatran, perché magari non sapete cosa fa, anch'io avevo qualche difficoltà a ricordarmelo prima di costruire questo mazzo. Heatran VMAX fa 180 danni, bruciando anche il Pokémon attivo avversario, quindi come se facesse 200 danni. Con l'abilità si cura di 50 danni ogni turno, se tu hai una carta stadio in gioco. Noi abbiamo il bacino di magma, e niente, ci settiamo con Arceus e cerchiamo di obbligare il nostro avversario a mettere KO prima Arceus e poi due Heatran VMAX. E non è semplice, anche perché abbiamo 4 iperpozioni. Manca l'energia, questa cosa è un problema veramente grosso, quindi spero davvero di trovarla. Ah, siamo contro Blissey, quindi matchup un po' strano. Allora, non è il massimo la situazione. Missare l'energia in un mazzo come questo che ne ha 13 è veramente una cosa bruttina. Tra l'altro ne ho un paio nei premi. Pazienza, pazienza. Probabilmente il prossimo turno, con il potere viastro di Arceus, prendo l'energia doppia e carico Heatran e pazienza. Ecco, già il potere viastro potrebbe essere difficile usarlo. Arriva pure un boss per darci fastidio. Quindi vedo che il mio avversario è abbastanza carico nel mettermi in difficoltà. Quindi vediamo se con questo esperimento da Chrome riesco a trovare una stadio. Io sto già pensando di fare la rotellina, però è anche vero che posso provare a bruciarlo questo Miltank, quindi potremmo riuscire. Ho pescato lo switch, però non basta. Quindi vediamo se riesco a trovare la stadio. Ho trovato la stadio, ho trovato l'energia e direi che prendo Mary. Mi scoccia un po' di perpozione, sinceramente. Peccato. Allora, mettiamo un Arceus V-Star. Mandiamo questo Arceus. Stadio. Con il potere viastro prendo senz'altro un'energia doppia. E poi vediamo cosa potrebbe valere la pena prendere. Forse esperimento di Acromio, visto che non c'è nulla di troppo urgente. Forse Heatran VMAX. Però non mi aspetto un boss KO al prossimo turno, quindi non è neanche così urgente. Penso che mi prendo una carta aiuto come Acromio. Mary preferisco conservarla per ora. Questo assegno. Direi che ci prendiamo anche un secondo Heatran, anche quello serve. E questa energia la posso recuperare anche subito, tra l'altro. Mettiamola su questa, tanto poi avrò l'abilità di Heatran per togliere questi danni. Ok, le energie sono veramente poche. Avendone una nei premi e una già qua, direi che ne mettiamo due qua sicuramente. Sto pensando se metterne una per sicurezza su Arceus. Sì, non voglio uscire subito di Heatran. L'altro Heatran lo carichiamo con calma. Dai, cominciamo così. Tanto comunque non mi aspetto che Blissey faccia un KO in questo turno, anzi farà solamente qualche danno ad Arceus. E per ora fare Mary davvero non ne vale la pena. Il mio avversario si sta preparando con i Miltank, però appunto basta questi boss. Mi stanno dando parecchio fastidio, perché io ho un solo switch e non ho più il potere viastro di Arceus adesso. Quindi questa cosa mi dà un po' di fastidio, devo dire. Penso che mi sta anche prendendo un sentiero Biancacima. O una carta aiuto per dopo, magari. Pokestop. Pokestop in realtà, ok, hai scartato un po' di risorse, bene. Tra cui una stadio. Sto valutando se voglio usarlo pure io il Pokestop. Adesso vediamo un po'. Intanto uso sicuramente Acromio. Non ho trovato lo switch. Ho trovato Heatran VMAX, una stadio. E stavolta per pozione però devo tenerla. Non posso lostarla. Peccato per l'energia.
Sto valutando se conviene utilizzare la Stadio oppure no. Mi fa un po' paura questa cosa. Forse è meglio fargli fare un KO, visto che lui ha in mano una sola carta. E secondo me non è una supporter. Quindi potrei quasi quasi... No, Pokéstop vuol dire che rischio di scattare anche l'altro Arceus V-Star, davvero troppo rischioso. Facciamo così. Qua intanto posso rimuovere dei danni. Davanti pazienza se subisco il KO. Va bene, gli concedo due premi, non è un problema. Ok, perfetto. Tra l'altro non fa neanche il KO, in realtà questa cosa mi dà anche un po' di fastidio. Serena scartando Mary e bacino di magma per pescare tre carte. Non posso fare Mary, non posso proprio. Dai, facciamo così. Scarto un bacino di magma e una Mary. Non mi fa impazzire questa scelta, però ho bisogno di pescare. Bene. Potrei anche curare i danni, ma non vedo il motivo, visto che tanto non sto riuscendo a ritirare. Preferisco quasi fargli pescare dei premi. Una volta che fa il KO sono a posto. Tra l'altro poi Miltank quando attaccherà farà meno danni e riesco quindi a sfruttare meglio i danni del veleno. Molto bene per questo. Energie extra aspetterei ad assegnarle. Dai, facciamo pescare due premi e poi posso uscire ad attaccare. Peccato, peccato, peccato. Non poteva neanche utilizzare l'Iris. Ventario delle onde, fa niente. Arriva l'altro Blissey. Non so, ci sono delle energie negli scarti. Ne scartata una adesso, una sola però. Qui ne assegna un'altra. Mantello. Mantello a me non cambia nulla. Comunque però i danni non sono ancora tanti. Allora, preferisco uscire di Arceus. No, esco di Heatran. Esco di Heatran. Peschiamo carte. Tanto non mi servirà mai usare Savory contro di lui. Questa Ultra Ball non mi serve. Assegnare energie doppie. Non ho assolutamente urgenza di farlo. Mi accontento di fare un po' di danni e non lo brucio perché... No, mica l'abilità che non può essere bruciato. Ah no, quando assegna si toglie le condizioni speciali, ok. Ok, sembra contento di avere pescato le carte, ok. Iperpozione naturalmente me l'aspettavo, però adesso la uso anch'io, Energia potente. Altra iperpozione, ok. Non volevo proprio avere su neanche un danno, però vuol dire che mi farai pochi danni, quindi io sono contento. Savory, anche in questo caso non è molto rilevante. E è un matchup strano, Blissey, la prima volta che lo sfido con questo mazzo. Ok, hai fatto 90 danni, io quasi quasi non sto neanche usando l'iperpozione, perché secondo me me ne sto abbastanza tranquillo con la Stadio, no? No, aspetta, perché... Ah, volevo cliccare sulla Stadio, invece devo cliccare qua. Non mi fa 300 danni il prossimo turno, adesso va bene tutto. Ne farà un po', ma di certo non 300, e poi valutiamo un po' come fare. Tanto io comunque il KO dovrei riuscire a farlo, anche perché due iperpozioni le ha usate. Ha sicuramente altri modi per togliere danni, adesso vediamo. È arrivato Greninja. Ecco la terza iperpozione. Peccato averne lo stata una. Io lo sapevo che non è importanti. E poi sono anche un po' indietro con le energie. Che non le sto trovando, ma perché non voglio neanche... No, non potrei pescare neanche volendo adesso. Ok. Vedo che le risorse sono in abbondanza, quel Blissey è veramente carico in questo momento. Però se non si cura lo metto KO con 260 danni, quindi vediamo. Serena, ok, vuole attaccare Arceus, in realtà a me va anche bene. E non fa il KO. Ok, io adesso faccio il KO, giusto? Sì, faccio il KO. 260, perfetto. Vorrei tanto poter ritirare questo Arceus senza assegnare le energie. In realtà adesso potrei anche farlo. Perché che cosa mi è rimasto nel mazzo di così importante? Forse ho
un'altra energia doppia perché ora ne hai premi. Ed energia fuoco che posso segnare col bacino di magma. Quindi potrei rischiarmela a trovare l'ultimo switch. Pokémon non me ne servono. Ok, era un acromio quello che ho scartato poi. Dai, va bene. Queste carte qua comunque non servono a granché. Niente, mi spiace un po' ritirare in questo modo, però... cioè, è per una buona causa, adesso io faccio il KO. Sto pensando se voglio cambiare la stadio, ma in realtà no. Preferisco fargli il KO. Tu tra l'altro stai pescando un po' di carte o sbaglio? Non ho visto che energia ha, esatto. Ok, lui adesso deve ricominciare da capo. A pescare carte. Vediamo se vuole giocare di Miltank o di Blissey. Ok, sceglie Blissey, va bene. Di nuovo? Allora, questa cosa mi dà un po' di fastidio, sarò sincero. Però mi sa che io ancora una volta assegno per ritirare. Eh sì, perché poi mi mette KO in un colpo solo. Devo fare così per forza. Posso provarci di nuovo. Controlliamo se è nel mazzo questo switch, perché adesso mi viene anche il dubbio. Ah, vedi. Forse era meglio controllare prima. Ok, non ho più carte strumento a parte le ball che non mi servono, quindi stiamo attenti. Ho ancora 4 energie, quindi un po' di energie ci sono ancora. Dai, quindi ritiriamo, così almeno non gli regalo questi due premi facili. Non mi aspetto un KO al prossimo turno. Parasole grande non mi serve a niente. Faccio un bel po' di danni e secondo me lui adesso non mi mette KO, però poi lo metto KO io. Non penso che riuscirà a togliersi abbastanza danni. Ok, invece sì. Quindi attenzione, perché adesso sono io che non riesco, che non ho l'energia doppia. I danni stavolta erano davvero tanti. Vado KO. Ah, però no, non lo metto KO per 20 danni. Poi faccio 260, 280 con la bruciatura. Potrei fare boss su quel Blissey lì dietro. Sì, se non ha modi per ritirare è una bella mossa. Se ne ha invece è un problema. Però secondo me a questo punto conviene anche riscarsela un po'. Parasole, boh, io lo assegno. No, ma non serve proprio a niente. Peccato se dovesse fare Mary. Facciamo così. Dovesse fare Mary. Io tolgo tutte queste carte che non mi servono. Posso anche togliere dal mazzo un altro Heatran, così pesco prima quello che mi serve. E niente. Vediamo. Se lui non riesce a ritirare adesso, io mi curo di altri danni. Se pesco un'energia... non vado neanche messo KO. Speriamo di riuscire a... cioè che non abbia in mano Vicoltore o Switch. Sono rimaste poche carte nel suo mazzo. Premura di Komor. Aia. Aia. Aia, aia, aia. Mi sa che ho perso. Perché anche con Laburno non riesco a fare abbastanza danni con Arceus. Ah, cavoli. Cavoli. E comunque poi c'erano i giochi 2 Miltank. Questa non ci voleva. Se avessi avuto l'altro Heatran nel mazzo l'avrei giocato e l'avrei caricato anche quello. Adesso mi sa che non posso più vincere, perché posso fare 200 danni al massimo. Non ho voglia di contare quei danni, non ho proprio voglia. Ma sono abbastanza. Cavoli, per un pelo. Per un pelo. Io qui faccio un po' di danni. Sì, beh, chiaramente qua se mettevo l'altra energia facevo 20 danni in più, ma non cambiava nulla. Mancavano comunque 20 danni. Però tu ne fai abbastanza adesso. Non voglio stare neanche a contarne. Fai 500.000. Cavoli, bella partita però, bella. Devo dire molto tirata. Un matchup che su cui non avevo mai ragionato, non l'avevo ancora trovato. Ma devo dire una bella partita. Guardate quanti danni che abbiamo fatto. Persa per un pelo. Sto pensando come... sono riuscito a fare... non ho fatto un'iperpozione importante nel turno decisivo. Che se avessi fatto quell'iperpozione, secondo me alla fine la vincevo. Sì.
E il terzo Heatran nei premi, oltre all'Heatran messo KO all'inizio, mi ha veramente penalizzato. Perché se io avessi giocato con due Heatran, sarei stato messo meglio. Più che altro dopo aver fatto il KO su Blissey. Perché l'unico modo per mettere KO Miltank sarebbe stato con la bruciatura di Heatran. Però man mano con le iperpozioni e comunque con la stadio mi toglievo i pochi danni che faceva Miltank ogni turno e alla lunga il KO lo facevo. Peccato, veramente una partita molto tesa, devo dire che è un bel matchup, è un bel 50-50. Sono divertito. Questo mazzo è piuttosto economico, gli Archos costano un po', ma gli Heatran sono veramente molto molto economici. Se vuoi provarlo anche tu, puoi acquistare i codici su BuyPTC Geocodes e avrai anche uno sconto del 5% se scrivi Weaver al momento dell'acquisto. Vado per primo e ho una mano eccezionale. Non serve molto questo mazzo, anche perché di Arceus parti più della metà delle volte. E poi ti basta un'energia e mettere in gioco, come si chiama, il nostro amico Heatran. A posto. Allora, voglio conservare un Savory o tenere il doppio Acromio? Essendo un mazzo Lost Zone, secondo me, obbligarlo a giocare con la panchina piccola è una cosa molto forte. Vediamo se c'è qualcosa di troppo importante nei premi. Sono le iperpozioni. Ho due iperpozioni nei premi. L'iperpozione è una delle win condition di questo mazzo, chiaramente, quindi non è il massimo. Però tutto sommato, a parte quello, non va troppo male. Ecco, la cosa un po' fastidiosa di giocare contro Lost Box è che il più delle volte ha tante fune di fuga. Quindi adesso io ho questa partenza che contro qualunque mazzo sarebbe eccezionale. Però probabilmente dovrò prendere energia doppia switch, cioè sprecare stupidamente uno switch così. Però fa niente, non è un grosso problema. Ora vediamo di capire innanzitutto che mazzo Lost Zone stiamo sfidando. Intanto questo mi piace. Di solito hanno un solo boss questi mazzi, quindi non ci saranno boss in questa partita. Quick Ball, quindi potrebbe essere la versione con Mirage Gate. Ok, questo è un bellissimo Kyogre, che contro di noi non è eccessivamente forte perché abbiamo pochi Pokémon in panchina. Però ecco, ricordiamoci che c'è anche Kyogre. Acromio, vediamo. Adesso il massimo che possa fare è attaccarmi di Cramorant, che comunque non è un grosso problema, perché vuol dire che probabilmente al secondo turno comunque non fa il KO. Potrebbe, ma non è detto, dipende che partenza ha. Al momento la partenza è buona. Ha un primo confi. Ok, allo stato un Sableye, che anche qui non è troppo importante. Ho anche il... eccola lì, che è arrivata subito. Ho anche la tool, il parasole. Per me è importante veramente sfruttare al meglio le iperpozioni e la stadio per fare in modo che i miei Pokémon possano subire più colpi possibile. Poi chiaro, se è la versione con Rayquaza Amazing, lì non puoi farci niente, ti mette KO in un attacco e basta. Ok, lui quello che doveva fare l'ha fatto. Però io metto il mio Heatran in panchina e appena lo evolvo, piano piano toglierò questi 110 danni. Anche perché ricordiamoci, Cramorant non applica la debolezza, sennò qui sarebbe stato un KO. Allora, abbiamo trovato la stadio di già, però comunque non abbiamo energie, giusto? No, quindi... no, più che altro l'evoluzione, non le energie. Cominciamo con Acromio. Con Acromio ho trovato Heatran importantissimo. Il parasole non è così importante, ma riprendiamo un secondo Heatran che non ho visto se ce n'è uno nei premi, potrebbe. E magari una Serena per dopo, giusto per avere qualche carta aiuto in più. Sto pensando se il parasole può essermi utile, ma Sableye fa davvero talmente pochi danni che non è per niente urgente. Comunque gioco Heatran e posso anche già mettere la stadio, così almeno rimuovo un po' di danni. E già questa è fortissima, due turni così è come fare un'iperpozione. Giochiamo il secondo Heatran, Arceus V-Star e qui non c'è molta scelta. Switch, energia doppia. Questa è una partenza perfetta, Cioè, di solito il mazzo parte così, perché comunque non è che deve fare moltissimo. Però questa è una partenza davvero standard, in cui noi stiamo facendo esattamente quello che dovremmo fare con questo mazzo. Adesso vediamo se il mio avversario risponde in modo esplosivo a questa mia partenza esplosiva. Oppure se fa un altro Cramorant, in quel caso mi importa veramente poco. La tonnellata perduta, non c'è niente di troppo importante. E anche le risorse usate comunque sono poche, quindi il mio avversario ha ancora tutto a disposizione. Fune di fuga, va bene. Cristallo di bruma, attenzione, non è una carta che si vede spesso nelle versioni con portale miraggio. Prendo un'energia psico, perché allo stato Sableye magari ha l'altro nei premi. E un quarto confi probabilmente non gli serve granché.
un'altra energia acqua. Non sappiamo quante ne abbia di energia acqua, eh. Due sono già nell'area perduta. Energia lotta, quindi potrebbe esserci intanto Zygarde o un altro attaccante lotta per mettere capo Arceus in un attacco. Oppure Rayquaza Amazing. Entrambe le cose mi fanno paura. Però ho la sensazione che in questo turno non vedremo niente di troppo preoccupante. Cioè, penso che riuscirò a fare ancora un attacco tranquillamente con Arceus. Forse uno solo. Con Rayquaza Amazing il matchup non è positivo, assolutamente. Ok, mi ha tolto la stadio, questa cosa è antipatica. Si è scartato tre carte, bene. Due Acromio. E il Pokéstop infatti a me non piace in quel mazzo. Cioè, o lo tieni tipo in monocopia da giocare a fine partita, quando vuoi giocare di Kyogre, ma quando hai fatto un solo Acromio, questa è tosta, eh. Quindi hai un solo Acromio da utilizzare per tutta la partita. Beh, il mazzo comunque è già sfoltito, solo 19 carte, quindi... Cioè, comunque il grosso del setup l'ha già fatto. Ok, dai, facciamo un altro KO tranquillamente. Questa altra energia doppia è carina. Potrei già usare Savory piuttosto che scartare le carte. Iniziamo a prendere Heatran VMAX, il secondo. Vorrei tanto trovare una stadio per togliere questi danni. Dai, facciamo Savory, così vabbè, li faccio scartare un Confi. Sto pensando se può aver senso mettere un secondo Arceus, ma magari aspetto un attimo. Anche energie extra, boh, non mi vale assegnarle. Preferisco fare questo KO, caricare il secondo Heatran. E poi la doppia con l'iperpozione me le tengo in mano per quando serviranno. Tanto probabilmente non gioca nemmeno Petra, tra l'altro, questo mazzo, quindi non ho problemi. La Burno. Direi che non ci serve a granché. Tutte le energie base sono qui. Però se subisco KO posso usarlo. La Burno è una carta un po' jolly in questo mazzo. Diciamo un po' come in Arceus Duraludon. Quando magari subisci un KO troppo in fretta e devi riuscire a mettere energia base più energia doppia su Arceus per attaccare. Il più delle volte non lo usiamo nemmeno se abbiamo una partenza normale. Il mio avversario, cioè, sembra che non stia facendo niente, però comunque ha solo 16 carte nel mazzo. I portali miraggio io non ne ho ancora visto uno. Quindi vuol dire che neanche i riciclaggi. Quindi tutte le risorse ci sono. Io devo fare ancora 4 attacchi per vincere. Amo normale, bene. Potrebbe avere o due ami normali o un riciclaggio o viceversa. Ecco l'ultimo esperimento da Acromio. Vediamo cosa l'ho sta ribello. Un retino e una Petra. Quindi invece Petra la giocava. Non sarebbe male avere in mano una Marnie adesso. Era volo stata inizio partita, no. Sono confuso con un'altra partita, allora. Più che altro, boh, cosa farà adesso mio avversario? Vuoi... Eccolo lì, Zygarde. Eh sì, me l'aspettavo. Zygarde, se non lo conoscete, fa 80 danni più 80 se stai perdendo, in poche parole. Se il tuo avversario ha già pescato, ha più carte premio rispetto... Cioè, se tu hai più carte premio rispetto al tuo avversario. Quindi lui ovviamente ha due carte premio meno di me, mi fa 320 danni. Io adesso uscirò chiaramente con l'Heatran senza danni, così quando con calma pesco la stadio posso togliere i danni da questo. E adesso il mio obiettivo è giocare solamente con due Heatran VMAX. Ok, ho trovato due retini e scartato un Raikou, va bene. Non facciamoci ingannare ovviamente dalle dimensioni di quel mazzo, perché... Quello è il secondo amo normale, mi aspetto quindi anche un riciclaggio. A Kyogre l'ha rimischiato, quindi sta considerando l'opzione di giocare di Kyogre. Sono ancora tre portali miraggio, eccone un altro. Ah, non avevi l'energia in mano, quindi devi sprecare un portale miraggio anziché un energy drop. È un peccato perché... Questo Greninja probabilmente non è che gli servirà molto, eh. Sì, allora, fa 180 su Heatran per la debolezza, però... Ho la sensazione che non ci sia Rayquaza in questa lista. Cosa? Hai sbagliato a cliccare! Ha sbagliato...
Boh, ragazzi, cioè, mi spiace per il mio avversario. Comunque, cioè, giusto per dare una conclusione a questa partita, io penso che l'avrei vinta. Perché il mio avversario non giocava Rayquaza Amazing. Non ho visto Energy Herb, il mazzo era quasi finito. Quindi probabilmente non sarebbe arrivato Rayquaza Amazing. Avevo in mano le energie doppie e le iperpozioni per riuscire a non farmi mettere KO troppo in fretta agli Yitrand. Ero sopra di... cioè, dovevo fare ancora 4 attacchi. Con le iperpozioni sicuramente ne resistevo ancora 2. E lui doveva mettere KO gli Yitrand uno dopo l'altro. Quindi alla lunga non sarebbe riuscito a starmi dietro. Anche perché altri attaccanti acqua non ce n'erano. Solitamente se c'è Kyogre c'è solamente Kyogre. Quindi alla peggio poteva caricare Kyogre. Però ecco, questa partita qua penso che l'avrei vinta. Se avesse avuto Rayquaza Amazing e se fosse riuscito a settarlo, cosa non semplice, avrebbe potuto vincere. Il problema è che Rayquaza Amazing per mettere KO Yitrand deve fare 5 energie. Perché con 4 fa 320. E Zigzagoon non lo giocano queste liste. Quindi probabilmente anche con Rayquaza Amazing non gli sarebbero neanche bastati i portali Miraggio. Però ecco, cioè, avrei voluto finirla questa partita, peccato. Crown Zenith, o Zenith Regal in italiano, è veramente alle porte, sta per uscire tra pochissimi giorni. Se volete acquistare qualche prodotto su questa nuova espansione, scrivete su Instagram a Caro Square, che è il negozio del mio carissimo amico. Allora, sono partito secondo con Yitran e con l'energia turbo doppia, peccato, perché se fosse stato un Arceus potevo già attaccare al primo turno. Attenzione, cosa stiamo sfidando? Potrebbe essere Control, potrebbe essere Zoroark... potrebbe essere tante cose. Ok, sembra uno Zoroark, carino. Molto carino. Hai scartato un Cinci... c'è un Mincino, però fa niente. Poche stop in questo mazzo? Boh, non mi piace tantissimo. Allora, io direi che forse conviene sfoltire un po' il mazzo, perché comunque ci sono tante carte importanti qua. E vorrei pescare davvero tanto uno Switch con una mano come questa. Vorrei anche usare Ultra per prendere Arceus, però non voglio scartare nulla. No, quanto sarebbe stato bello pescare uno Switch. Allora, Quick Ball su... sull'Ultra Ball. Sì. Prendiamo un Arceus. Te non ti azzardare a fare KO al prossimo turno, eh. Ragazzi, è un'opzione, però non posso farci nulla. È proprio una cosa che non posso evitare. Sto pensando se... no, usare poche stop adesso è una cosa stupida. Vuol dire davvero andare a scartare risorse importanti. Se lui adesso fa doppia testa, si pesca 2 premi così. E probabilmente vince la partita. Quindi speriamo che non la faccia. Scarta Manaphy perché mi sa che ha intuito che questo mazzo non attacca in panchina. Ecco Zoroark, l'aveva già scartato, attaccanti no. Non deve fare doppia testa, sarà un casino, è veramente un casino. Continua a scartare carte, le riprende, poi le scarta. Io pure che faccio doppia testa. No, se fa doppia testa è un casino. Ecco, contro questo mazzo è fortissimo Savory, per esempio. Però, cioè, qua hai scartato 2 Pokémon e il modo per riprenderli. Scartalo Bryxen, può arrivare a fare 240 danni. Usi già l'amo normale. Sì, allora non è male il Pokéstop, però non mi convince proprio tantissimo. Cioè, dovresti giocare tipo almeno 2 ami normali, magari 2 trolley. Però le energie, cioè... non fare doppia testa, mamma mia che paura. Ok, dai, ok. Mamma mia. Allora, Arceus. Yitran. E Acromio. Cosa andiamo a prendere? Energia doppia, importantissima. L'altro Yitran e una Quick Ball. No, non ho modi per pescare, quindi va presa per forza una Serena. L'energia pazienza, io avrei voluto giocare un Yitran da caricare per dopo, ma non c'è fretta in realtà. Allora, energia qua. Prendiamo Switch, potrei prendere Yitran, potrei togliergli la stadio, visto che comunque vedo che la sta usando alla grande. Ah, potrei prendere Savory per dopo.
non è male prendere Savory. Sì, dai, facciamo così. E io adesso ti faccio pescare... Ti faccio prendere tre carte dal mazzo, guarda. So che sarai contento. Tanto carichiamo questo Heatran. Allora, io sto cercando di capire come può fare a mettermi Caponus sull'attacco. Perché allora, attaccanti acqua, di solito questi mazzi non ne giocano. Raichu fa pochi danni, fa solamente 140. Braxen fa 240. Slowbro attacca alla fine. Jirachi chiaramente potrebbe fare il KO se gioca anche la stadio. E in quel caso conviene prendere un parasole per sicurezza. Wormadam fa, cioè, è per la debolezza lotta. C'è uno Zoroark di Isui che con zero energie mi mette KO se non mi switcho. Questo potrebbe essere fastidioso se lo gioca, però non tutte le liste ce l'hanno. Flapple ovviamente fa pochissimi danni perché ho pochi Pokémon in gioco. Appletan fa pochissimi danni perché non ho energie speciali in gioco. Dai, non dovrebbe mettermi KO in un attacco Heatran. Forse nemmeno Arceus. Il problema è che finché lo scambio di premi è equo, a un certo punto lui alla fine vince con Slowbro. Quindi questo è un problema. Tu continui a scartare risorse, boh. Cioè, va bene, non sono proprio convinto al 100%, però tutto sommato al momento sta avendo ragione lui, perché comunque si è settato alla grande. Vediamo, ok, si trasforma già. Vediamo chi prende. Ah, tutto qui? Ti limiti a fare 140 danni, li tolgo subito allora. Aspiratore perduto, ok. Hai cambiato idea, eh. Ok, Flapple, perché mi sa che hai capito che non gli serviva. Ok, 140 danni, li tolgo subito, mi va bene. E non so se voglio usare Savory già adesso. Perché poi gli basta un trolley per rimettere in gioco Zorua. Però se non mette altro in panchina... No, non è detto che metta due Pokémon in panchina al prossimo turno. Usiamolo subito. Il parasole, molto bene. Il parasole però mi sa che lo voglio mettere su Heatran più che su Arceus. Ok, energie base, ne ho forse una nel mazzo, quindi stare a settare un altro Pokémon non sono sicuro che serva. No, però il secondo Heatran mi serve. Posso scartare Arceus e Serena. Prepariamo il secondo Heatran. Pazienza, se ne energia una sola. Poi man mano che subisco i KO con le stadio le riassegno. Energia calore preferirei non giocarle, però sono troppo importanti. Svoltano veramente tantissimo il matchup contro Regibox, che se no Regigigas fa 300 più 30 con la Choice Belt. Quei 20 danni in più sono quelli che poi ti fanno anche vincere la partita. Giocati con Savory, perché contro Regibox non è semplice quando giochi un mazzo con Pokémon da 2-3 premi. Ok, sta facendo esattamente quello che temevo, quindi il secondo trolley. Però potrebbe essere l'ultimo, ha fatto fuori anche due ami normali. No, uno, però uno l'ha lo stato. Sono confuso con una partita con Lost Box, allora. Ah, prendi Jirachi, perché... Eh no, ma Jirachi non ti serve, perché io ho messo il parasole. Non si è ancora visto Slowbro. Ok, non hai preso nulla, non hai... Dove sono i tuoi mincino? 2-2 giochi, un po' poco. Vediamo che attacco vuole fare adesso. Se è ancora un semplice Raichu oppure se c'è qualcosa di più interessante. Semplice Raichu, vabbè. Facciamo come prima allora. Cintura scelta, quindi i danni aumentano leggermente. Serena, ok, vuoi attaccare qualcun altro? Ok, no, vuoi pescare. Ah, ti mancava l'energia, ok. Ecco, è arrivato anche Mincino. Adesso sì che sarebbe stato forte fare Savory. Magari lo prendo... Eccolo lì.
Nella versione iniziale di questo mazzo giocavo boss anziché Serena, ma volevo avere più consistenza. Poter fare boss su Lizorua sarebbe stato forte adesso. Intanto vediamo di fare quello che posso. Naturalmente finché lui non pesca premi non è neanche un grosso problema se fa l'attacco di Slowbro. Questo va benissimo intanto. La Burno non so quando potrò usarlo. Savory, eccoti qua. Energia. E Serena nel dubbio, perché comunque Quick Ball, altri attaccanti non mi servono. Anzi, meglio lo Starlo, mica che poi usa cornacheggiante. Vabbè, ce n'è uno qua. Facciamo un altro KO. Io sono sopra di 3 premi e lui secondo me non pesca premi neanche il prossimo turno. Attaccante lotta non si è ancora visto, quindi o è nei premi o boh. 3 Zoroark negli scarti con un amo normale. Sicuramente ce n'è un altro, ma non di più. Quindi vuol dire che sì, può ancora usare 3 Zoroark in tutta la partita. No, però Zorua, quanti ce ne sono negli scarti? 2. Interessante. Sta un po' esaurendo le sue risorse in termini di attaccanti. Mighty Hyena, quindi può fare 160 danni a Heatran se vuole. 4 carte nel mazzo in tutto questo, tra l'altro, eh. Mighty Hyena, quindi fai 160 danni, che sono comunque veramente pochi. No, secondo me la vinco easy sta partita invece. Questo Savory, sì, non c'è motivo per cui non usarlo, secondo me. Vogliamo no, perché adesso faccio il KO, lì sta finendo tutte le risorse. Usiamo Savory. Ok. La stadio non mi serve, al momento non ho energia negli scarti. Gli concediamo questo premio? Sai che in realtà io questo premio non glielo concedo, no? Mettiamo l'energia calore qua. Iperpozioni quante ne abbiamo ancora? 2. Ce ne sono ancora 2. Magari uso pure lo switch. No, lo switch no. Li tiriamo manualmente. Usciamo di Heatran. La stadio... Ah, così proprio. Ok, niente, mi sono preoccupato per niente. È stata una partita molto più semplice del previsto. Eccoci qua ragazzi, guardiamo bene con calma la lista. Come vi dicevo inizio video, come avrete anche capito vedendo poi queste partite, noi vogliamo settarci all'inizio con Arceus. Partiamo con Arceus, con il suo potere via astro prendiamo 2 carte dal mazzo, quelle che ci servono per settarci, e poi facciamo 200 danni al Pokémon attivo dell'avversario e carichiamo i nostri Pokémon V in gioco con 3 energie base. Noi vogliamo sempre avere un Heatran V in panchina, a volte 2, a volte già evoluto nel VMAX. Prendiamo le energie fuoco e le carichiamo. Arceus solitamente pesca 1-2 premi, possibilmente 2, ma non sempre. Una volta che Arceus fa KO, noi giochiamo tutta la partita con 2 Heatran VMAX in gioco. Heatran VMAX fa 180 danni, brucia il Pokémon attivo avversario, quindi come se ne facesse 200, e si può curare di 50 danni se ha in gioco una carta stadio. Quindi noi vogliamo sempre avere in gioco il bacino di magma, che è una carta fortissima, perché ti fa segnare un'energia fuoco dagli scarti a un tuo Pokémon fuoco in panchina. Però devi mettere 2 segni di danno su quel Pokémon, che noi togliamo subito grazie all'abilità di Heatran. Oltre a questo cosa abbiamo di importante? Abbiamo 4 iperpozioni. Le iperpozioni ti fanno scartare 2 energie, o meglio, diciamo le cose in ordine. Ti fanno togliere 120 danni dal Pokémon su cui usi l'iperpozione, però poi scarti 2 energie. Quindi com'è che facciamo noi? Intanto potremmo avere energie extra grazie appunto al bacino di magma, oltre al fatto che comunque carichiamo tante energie con Arceus. In generale, le energie turbo doppie che noi utilizziamo a inizio partita per attaccare con Arceus, ne abbiamo 4. Una la usi per attaccare con Arceus, le altre 3 le assegna Heatran, iperpozione e le scarti. Così non devi neanche fare 20 danni in meno, tra l'altro, che è l'effetto dell'energia turbo doppia. Quindi è molto semplice curarsi di 120 danni a turno, anzi 170 danni a turno, grazie appunto anche all'abilità di Heatran VMAX. In alcuni casi riuscite anche a usare 2 iperpozioni in un turno, ve lo garantisco, succede ed è molto bello. A volte potete fare anche switch, mandare attivo un Heatran VMAX senza danni, così se non vi fanno boss potete utilizzare nuovamente l'abilità magma cura il turno successivo ovviamente. Però ecco, cioè, è un modo per togliere 5... Se voi avete in panchina un Pokémon, un Heatran danneggiato, e il vostro avversario non lo chiama attivo, ogni turno voi togliete 50 danni. È un po' simile a quell'altra stadio che gioca sempre Duraludon, che adesso mi sfugge il nome... Come si chiama quell'altra stadio? Vabbè, comunque la stadio che gioca sempre Duraludon, quella che toglie 30 danni a tutti i Pokémon metallo e drago in gioco. Per quanto riguarda la consistenza del mazzo, abbiamo 4 esperimento da Chromio.
non ci interessa la perduta in questo mazzo. Però è veramente fortissimo guardare 5 carte e scegliere le 3 che ci interessano. Perché questo è un mazzo che comunque, volendo giocare per pozioni con l'energia turbo doppia, noi non vogliamo rimischiare la mano o scartare le carte che abbiamo in mano. Vogliamo solamente pescare, pescare, pescare. E il modo migliore per farlo è Acromio. Il secondo modo migliore per farlo è Savory. Savory ci fa pescare 3 carte e scartiamo... No, il nostro avversario scarta i suoi Pokémon dalla panchina finché ne ha 3 rimanenti. Questa cosa è fortissima perché intanto dà fastidio. In generale dà fastidio. Ma soprattutto contro Regibox, che è un mazzo molto forte, ci permette di poter vincere. Perché contro Regibox noi facciamo il KO davanti e scartiamo 2 Pokémon in panchina. Il nostro avversario deve trovarsi a rimettere in gioco 3 Regi ogni volta che usiamo Savory. E speriamo di utilizzarne almeno 2 a partita contro Regibox, magari anche 3. Contro Regibox in realtà il matchup è anche complicato, infatti noi giochiamo anche altre carte che aiutano. Innanzitutto l'energia calore. L'energia calore dà 20 punti salute in più a Heatran, che quindi va a 350, che è una cosa fortissima, perché Heatran comunque è già difficile da mettere KO. Se poi ha 20 punti salute in più è ancora più difficile. Però visto che Regigigas fa 300 danni Pokémon VMAX e con la cintura scelta arriva a 330, noi con questi 20 danni in più non veniamo messi KO in un attacco. E spesso questa cosa ti fa vincere, perché poi tu magari fai iperpozione, fai Savory, metti KO a Regigigas e il tuo avversario non riesce a rispondere al KO. Quindi anche se magari ti ritrovi che hai su 250 danni, magari non ti fa l'attacco. E fare un attacco in più spesso è quello che poi ti fa vincere la partita contro un mazzo come Regibox. Altra carta importante contro Regibox, ma non solo, anzi, è il Parasole Grande. Il Parasole Grande dice che fin tanto che è assegnato a un Pokémon che è in posizione attiva, previeni tutti gli effetti degli attacchi inflitti ai tuoi Pokémon. Quali sono gli effetti più forti che abbiamo in giro adesso? Allora, per quanto riguarda Regibox, abbiamo Regice, che dice che fa 100 danni e non puoi attaccare se sei un Pokémon V. Il nostro Pokémon principale è Heatran VMAX, che è un Pokémon V, che ritira a 4 e ha pure debolezza acqua. Quindi è veramente un problema se il nostro avversario può giocare liberamente di Regice. L'altro, importantissimo, è Iveltal. Non questo, ovviamente. Iveltal dice, il Pokémon attivo del tuo avversario viene messo KO. Il nostro Heatran non fa tanti danni. La cosa che lo rende forte è il fatto che non riesce a metterlo KO. Se però arriva un Pokémon che dice, ok, sì, sei KO, questo è un problema. Noi col Parasole Grande, cioè, questo effetto qua non funziona su Heatran. Una cosa molto simile naturalmente vale anche per Giratina Viastro, che ha un potere Viastro che ha lo stesso effetto. E infine abbiamo Sableye, che in realtà non è così importante. Sableye fa sparpagliare danni in giro. Questo è un effetto che quindi viene prevenuto dal Parasole Grande. Soprattutto per i Veltal comunque ci serve. Altre carte aiuto, abbiamo un Laburno che ci serve quando magari subiamo un KO troppo in fretta, siamo senza energia in gioco. Con Laburno assegni energia fuoco ad Arceus e ti prendi l'energia doppia nel mazzo, oppure Arceus Viastro. È un modo per accelerare le energie quando subisci un KO troppo in fretta. Spesso non lo usiamo neanche. Abbiamo due Mary per dare fastidio al nostro avversario soprattutto. Poi ci sono anche utilizzi secondari, per esempio magari hai 4 energie fuoco in mano, le metti in fondo al mazzo e le puoi assegnare con Arceus. Ma tendenzialmente è perché il nostro avversario non può pensare a giocare tutta la partita senza che noi possiamo interagire con la sua mano. Quindi è veramente fondamentale che ci siano un paio di carte come Mary, che il nostro avversario è lì che pensa, ok, però se adesso arriva Mary, questo è davvero importante. Abbiamo poi Serena. Allora, sarebbe meglio giocare boss perché comunque contro Regibox soprattutto possiamo mettere KO Regigigas quando inizia a essere caricato o quando magari ci mettono la cintura scelta. In generale, visto che questo qua è un mazzo con una struttura molto simile ad Arceus Duraludon. Arceus Duraludon però gioca 4 Pokégear oltre ai boss piuttosto che Serena. Visto che io qui preferisco giocare carte difensive come le iperpozioni, ho dovuto ridurre un pochettino le carte di consistenza, però se metto Serena al posto di boss, tutto sommato rimane una... cioè, è una questione di numeri. Visto che qui non abbiamo un motore in campo che ci fa pescare, dobbiamo cercare di giocare davvero tante carte per pescare. Se giocassimo boss al posto di Serena, capiterebbe spesso di avere in mano boss, di non avere altri supporter e dire, cavoli, però io voglio pescare. Quindi accettiamo di non poter fare boss su un Greninja lucente o su un Regi, ma abbiamo più modi per pescare. Per il resto abbiamo 8 ball più 2 Varoma, vogliamo settarci veramente in frettissima, le iperpozioni naturalmente, e 2 switch per scambiare il nostro attaccante, perché non partiamo sempre di Arceus e a volte magari ci fanno boss per rallentarci. Ragazzi, questo è il mazzo, è un mazzo semplice da usare, devo dire che è molto semplice da usare ed è anche per questo che è così divertente. Non costa neanche tanto, perché gli Arceus sì, costano un po', però magari ce li avete già visto che sono usciti da un po' di tempo.
Non è un mazzo competitivo, nel senso, io non vi consiglierei di portarlo a un torneo un mazzo come questo. Però, cioè, tutto sommato comunque è carino. Ah, chiaramente ha un'autolosse gigantesca contro i mazzi acqua. Se beccate un Palkia, dovete giocare di mono Arceus. Quindi, ecco. Però, cioè, è bello vedere che anche una carta come Itran VMAX, che a me è sempre incuriosito e che sembrava ingiocabile, in realtà comunque si può giocare, viene fuori un mazzo carino e state tranquilli che un po' di partite le vincete, perché io l'ho testato un po' e devo dire che, tutto sommato, sullo scala sfide vi fa fare un po' di vittoria. Io vi ricordo come sempre di mettere un bel like a questo video e di farmi sapere cosa ne pensate nei commenti, e che se volete supportare ulteriormente questo canale c'è anche un gruppo abbonati su Telegram che è riservato agli abbonati su Twitch. Se avete Amazon Prime, tra l'altro, abbonarsi è gratuito, se no costa 4 euro al mese. Nel gruppo ci scambiamo consigli, chiacchieriamo, ci teniamo aggiornati sulle ultime novità ed è anche un ottimo modo per conoscere giocatori con cui giocare. Ragazzi, ci vediamo prestissimo. Ciao!